Giornata nera per il mondo dei motori dopo la morte del patron del team del MotoGP Fausto Gresini. Un secondo lutto ha colpito il mondo del motorsport italiano che piange per la morte di Fiammetta Laguidara, storica giornalista di motori che si è spenta improvvisamente questa notte. Oltre ad essere collaboratrice di lungo corso con le riviste specializzate in moto e motosprint, nella sua esperienza figurano anche collaborazioni televisive come telecronista e come addetta stampa nella Federazione Motociclistica Italiana. Non sono state rese note le cause del decesso della giornalista professionista romana, classe 1970, avrebbe compiuto 51 anni il prossimo 25 settembre, molto conosciuta e molto stimata nell'ambiente del motorsport italiano. Fiammetta era figlia d'arte, suo padre infatti è lo scrittore giornalista Franco Laguidara, autore di romanzi, saggi e reportage. Alla passione per il giornalismo la figlia però ha aggiunto quella per i motori, iniziata da giovanissima, seguendo le gare del moto mondiale in televisione, e che l'ha portata a prendere il patentino per la moto a 16 anni.